Buonasera a tutti amici di Milano News, benvenuti o bentornati qua sul nostro canale per una nuova puntata di Cartellino Rosa Show, la trasmissione dedicata interamente al calcio femminile. Per fortuna, se no se dovessimo trattare anche quello maschile non sono giorni lieti quelli dopo la partita di ieri dell'Italia, ma come ogni settimana non sono da solo, oggi non ho una sola ospite, ma ne ho ben due. Infatti dal Bresso Renato Women abbiamo qui con me alla mia destra Sara Conte e alla mia sinistra Sara Papaleo. Ciao ragazzi, intanto come state? Tutto bene? Ciao, tutto bene. Ciao, tutto bene. Oggi sarà un po' complicato, ogni volta due Sare, quindi ogni volta dovrò girarmi per fare intendere con chi sto parlando. Però iniziamo con una domanda un po' diversa dal solito, approfittando appunto che siete in due. Ovvero quello, descrivetevi, ma non voi, ma la vostra compagna a questo punto. Okay. Quale Sara vuole partire? Allora, a livello calcistico, secondo me Sara è molto, anche perché è difensore, secondo me, è molto, diciamo, grintosa. E c'è da sempre tutto. Poi vabbè, a livello personale è una nostra amica, noi facciamo molto gruppo in tutta la squadra, quindi simpatica, cioè, è mia amica, quindi a posto. Allora, io invece dico di Sara, a livello calcistico mi trovo molto molto bene sul campo e penso di lei che sia una ragazza che veramente dà tanto alla squadra ed è una giocatrice tra le tante fondamentali in campo. E vivendola invece al di fuori del campo posso dire che siamo molto amiche, nel senso ci divertiamo, usciamo, capita comunque di fare anche magari vacanze insieme e niente. Ho visto che, spiandovi un po' sui social, che avete fatto, mi ricordo, quello sport in cui si libra. Oddio. Adesso non mi viene in mente il nome. Sì. Esatto, quella era una di quelle vacanze. Sì, quella in realtà era prima della vacanza, perché poi ci siamo ritrovate tutte con la squadra e siamo andate ad Alassio. Hai capito. Insomma, esperienze quindi fuori dentro al campo. Sì, sì. Andando avanti, partiamo dalla domanda più banale che faccio sempre a tutti i nostri ospiti che vengono qui, ovvero come è nata la vostra passione per il calcio. Visto che hai iniziato tu prima, adesso torno sempre da te. Okay. Un po' ping pong. Va bene. Dove è nata la passione per il calcio? Allora, se magari hai avuto qualche difficoltà magari anche all'inizio, okay, a coltivarla. Allora, io all'inizio in realtà ho sempre avuto il pallone, mi è sempre piaciuto, anche fin dall'asilo, alla fine dell'asilo che inizio a giocare, giocavo con i ragazzini col pallone. E all'elementare, appunto, con i miei amichetti giocavo col pallone così, però non sono mai entrata, diciamo, in una vera e propria squadra, anche perché avevo un po' di resistenza da parte dei miei genitori. Poi però è arrivata alle medie, devo ringraziare qua, secondo me, una mia compagna di classe, perché doveva fare il salto dai ragazzi alle di passare a giocare con i maschi, passare alle femmine. E lì mi ha fatto, perché non provi anche te a venire a vedere, no? E allora lì sono riuscita un po' a convincere i miei genitori e ho iniziato a giocare al Fiamma Monza. E ho fatto lì praticamente tutte le giovani, cioè le giovanissime da cui ho iniziato fino ad arrivare in prima squadra in Serie C. Prima di arrivare poi al Bresso. Poi esatto, poi sono andata al Bresso. Sì, sì. Un po' risultato del Fiamma Monza, perché è una delle squadre che seguiamo. Andiamo dall'altra Sara a questo invece punto. Allora, la mia passione è iniziata seguendo un po' papà in giro, visto che lui ha sempre allenato, ho un fratello più grande, quindi è sempre entrato nel mondo del calcio, quindi ero abituata a seguire, avere il weekend pieno di calcio e ho incominciato comunque a praticarlo all'oratorio come divertimento, come hobby, sempre tra i maschi. E poi verso la quinta elementare, prima media, ho incominciato a giocare con i maschi alla Juve Cusano e poi dopo sono passata per forza nel femminile e sempre giocato a Bresso. Subito diretta, ormai sì, una delle bandiere della squadra. Esatto. Bresso in questo momento cos'è per voi? Che adesso tutte e due siete un po' tanti, sì, anni che... Tu come ci sei arrivata? Qual è stata la tua prima impressione? Allora, in realtà io ci sono arrivata perché cercavo con altre, diciamo, mie compagne di squadra, perché io ho avuto un mezzo anno in cui dal Fiamma Monza l'ho lasciata e quindi dovevo finire e mi sono messa a giocare qua a 7 nel mio paese proprio. E lì poi però ho sentito la necessità di tornare a giocare a 11 e insieme a un gruppetto di amiche cercavamo una squadra dove andare. Una squadra vicina era Bresso e allora siamo andate a Bresso a provare. E devo dire che io mi sono trovata bene subito, anche con l'ambiente, proprio con le persone.
E adesso in realtà è una specie di seconda casa perché sono lì anche ad allenare le ragazzine, quindi tutti i giorni della settimana devo andare a presto, o allenarmi o allenare, Sei quindi. sempre lì, Esatto. dato anche tu, giusto? Sì. Doppio coach Sara, anche i bambini andranno in crisi. No, più o meno. Sì, tanto, Cioè, io tanto alleno siete quelli più tutte sale. piccoli. Ok, tra l'altro tu sei arrivata anche prima, quindi sei Sì, stata quindi quella per che l'hanno me è casa. accolta. Sì, E sì, per sì. me è proprio casa, vuol dire famiglia. So che posso contare su tantissime mie compagne, comunque sia dentro al campo che al di fuori del campo, perché abbiamo vissuto proprio tutto il processo, la crescita comunque di questo movimento in questa società. Assolutamente, poi anche la fusione con Renate, di cui dopo magari ce ne parli meglio. Andiamo a vedere a questo punto, per chi ci segue da casa magari non lo sa, il Bresso come è messo in classifica. Ricordiamo, partecipante al girone B del campionato di promozione lombarda. Abbiamo proprio la grafica della classifica che abbiamo preparato apposta. Insomma, in questo momento 9 punti alla zona playoff che separano appunto il Bresso. Quindi insomma, un campionato che comunque può ancora dare qualcosa in questa fine di stagione. Vengo appunto da te, Sara, alla mia Ok. sinistra. Siete tornate tra l'altro alla vittoria dopo tanto tempo, 3-2 contro l'Atletico Sì, meno d'Or. male, era la prima vittoria, diciamo, del 2022 e in realtà, cioè, ci siamo levati un bel peso perché comunque arrivavamo magari lì per vincere, però per qualche motivo o per un periodo di partita mollavamo, non si sa perché, insomma, il risultato non riuscivamo a farlo, quindi magari esserci levati sto peso ci è d'aiuto anche per le prossime partite, per non avere... Sbloccarsi a Esatto. livello. E sì, perché poi c'era stata anche la pausa per via del Covid, sono state Sì, sì, posticipate sì, sì. tre giornate, quindi Sì, poi il nostro obiettivo sarebbe raggiungere i play, quindi... Esatto, i playoff, quindi i play-off. assolutamente adesso l'ultima parte di stagione sarà decisiva. Tra l'altro stavo vedendo un po' le statistiche, Sara alla mia destra, perché sono un po' un'appassionata, vedevo come rispetto alle altre squadre magari avete subito qualche gol in più. Poi chiedo anche a te da difensore appunto magari co cosa sta mancando in quel reparto, però ne avete segnati di più rispetto magari ad altre squadre, quindi il vostro gioco comunque è dettato più alla fase offensiva. Sì, ma il nostro gioco è anche molto possesso palla, magari, cioè, cerchiamo di fare comunque un bel gioco, di far vedere un bel gioco e purtroppo molte volte sì, facciamo un bel gioco, ma poi manca la parte finale, il gol, per farci vincere. Purtroppo magari molti di questi gol sono stati anche subiti da punizioni, quindi dove C'è ben poco non da puoi fare fare. più di tanto. Però sicuramente stiamo continuando sempre a lavorare sulla parte difensiva, offensiva soprattutto, visto che manca quel passaggio lì. E se poi da quel poco che ho visto della promozione, comunque le squadre si dividono a quelle che vogliono appunto creare gioco come la vostra ed offendere quelle che invece si barricano proprio in difesa. Ne ho Sì, vista sì. qualcuna che A punta al questo proposito, contropiede. siccome magari siamo una squadra molto giovane, cioè io adesso sono la più grande che ho 25 anni. La più giovane mi viene in mente Alessia, che ha tipo, cos'è, 16 anni, quindi siamo molto più giovani rispetto alle altre. L'obiettivo, essendo una scuola calcio, è anche proprio insegnare a giocare, quindi magari il Assolutamente. risultato va un attimo in No, infatti secondo ricordiamo che piano. siete la squadra più giovane proprio del campionato, Sì, forse sì. anche di tutta la promozione, guardando anche il girone A, ma qui non posso confermarlo totalmente, però siete la squadra più giovane, infatti le altre squadre hanno magari elementi molto più di esperienza. Tra l'altro ho preparato una grafica anche con i vostri prossimi 5 impegni, quelli un po' di questo finale di stagione. Intanto subito sfida con il Casal Martino, quindi la capolista, poi Varedo e poi tre partite in casa con Segrate, Villavalle e Gessate. Insomma, Sara, parto da te con lo scontro contro la capolista. Ok, Volete comunque puntare ai 3 punti, non entrate con allora, paura. si punta sempre per te i 3 punti, anche perché noi oggi come oggi secondo me non abbiamo niente da perdere, cioè noi non abbiamo qualcosa da perdere, abbiamo solo da guadagnare, quindi dobbiamo andare lì al massimo e provare a vincere. Poi, Assolutamente. se posso essere sincera, secondo me... Monterosso insegue battendo 3-1 la Football Leon. Il Minerva batte 3-1 Cesano Boscone con lo stesso risultato. Il Sedriano batte il Tabiago. Andiamo anche subito a vedere la classifica aggiornata, anche se piena di asterischi, visti tanti
i tanti ritorni di riposo delle varie squadre, in cui sento appunto Vittone Monterosso davanti, ma il Lumezzane che ha una partita comunque in meno rispetto agli altri due, chiude invece il Tabiago con 6 punti. Vediamo anche il programma della 27esima giornata che si giocherà questo weekend con Gavirate, Cesano Boscone, Minerva, Sidriano, Tretin, Brescia, Crema, Lumezzane, Oratorio 2B, Vittone Monterosso, e poi tornano a riposarsi ben 3 squadre, Doverese, Tabiago e Football Leon. Torno da te Sara, Papaleo. Okay. E, insomma, quali sono gli obiettivi però del Bresso? Perché appunto l'eccellenza, un giorno magari la promozione, magari sì, non subito quest'anno ma negli anni prossimi, è uno di quegli obiettivi? Qual era quello all'inizio stagione? Sì, sì, è quello appunto di provare a tentare di salire ai playoff. In realtà era quello l'obiettivo. Adesso siamo in una situazione in cui è raggiungere proprio il quinto posto, diciamo. Mentre prima magari si puntava magari, non so, a passare su senza una precisa postazione, diciamo. Assolutamente. Tra l'altro adesso, appunto, l'abbiamo citata prima, c'è stata una fusione con il Renate. Sì. Ci puoi un attimo spiegare cosa è successo? Mi dicevi prima che era il 3C femminile con il nostro girone A, dove appunto c'è anche, tra l'altro, il Fiamma Monza che seguiamo di settimana in settimana, anche se non sta facendo una stagione straordinaria, viene però da un pareggio con la Ternana, 1-1, mentre invece il Real Meda, tra poco andremo a vedere tra l'altro anche gli highlights della partita, esce sconfitto dal campo della Pistoiese per 2-0, poi la Solbiatese batte 2-1 il Pontedera, il Genoa 3-0 il Caprera, pareggio tra Pavia Orobica nel derby lombardo di questa giornata, il Perugia batte un po' a sorpresa Livrea 2-1, 1-1 anche tra Spezia e Arezzo e Lucchese Pinerolo 2-0, vediamo poi più nello specifico risultati, appunto con il Fiamma Monza che pareggia 1-1 con la Ternana, segna De Maio per le lombarde, Zorzetto però agguanta il pareggio per le ospiti, mentre invece il Real Meda perde 2-0 con la Pistoiese a causa dei gol di Tinelli e Di Maggio, e direi che a questo punto chiedo alla nostra regia di mandare proprio le lights della sconfitta del Real Meda, che speriamo torni alla vittoria anche il prima possibile. Monterosso insegue battendo 3-1 la Football Leon, il Minerva batte 3-1 Cesano Boscone con lo stesso risultato, il Sedriano batte il Tabiago. Andiamo anche subito a vedere la classifica aggiornata, anche se piena di asterischi visti i tanti ritorni di riposo delle varie squadre, in cui sento appunto Vittone Monterosso davanti, ma il Lumezzane che ha una partita comunque in meno rispetto agli altri due, chiude invece il Tabiago con 6 punti. Vediamo anche il programma della 27esima giornata che si giocherà questo weekend con Gavirate, Cesano Boscone, Minerva, Sidriano, Tretin, Brescia, Crema, Lumezzane, Oratorio 2B, Vittone Monterosso, e poi tornano a riposarsi ben 3 squadre, Doverese, Tabiago e Football Leon. Torno da te Sara, Papaleo. Okay. E, insomma, quali sono gli obiettivi però del Bresso? Perché appunto l'eccellenza, un giorno magari la promozione, magari sì, non subito quest'anno ma negli anni prossimi, è uno di quegli obiettivi? Qual era quello all'inizio stagione? Sì, sì, è quello appunto di provare a tentare di salire ai playoff. In realtà era quello l'obiettivo. Adesso siamo in una situazione in cui è raggiungere proprio il quinto posto, diciamo. Mentre prima magari si puntava magari, non so, a passare su senza una precisa postazione, diciamo. Assolutamente. Tra l'altro adesso, appunto, l'abbiamo citata prima, c'è stata una fusione con il Renate. Sì. Ci puoi un attimo spiegare cosa è successo? Mi dicevi prima che...
Eccoci qua, di nuovo tornati nello studio dopo aver visto purtroppo la sconfitta del Real Meda anche questa settimana. Andiamo a vedere a questo punto la classifica comunque del girone A della Serie C per ricapitolare un po' la situazione con il Fiamma Monza in questo momento 17 punti in zona playout, esattamente come il Real Meda che di punti ne ha 20, però con una partita ancora da recuperare. Pian pianino stanno recuperando un po' tutto in questo girone. Capolista ancora l'Arezzo, seguono poi Pinerolo, Robica e Genoa via dicendo, però le Toscane sembrano davvero in fuga. Vediamo anche il programma di questa domenica della 21ª giornata con il Fiamma Monza che andrà a giocare contro l'Orobica, quindi un altro derby lombardo questo weekend, mentre invece il Real Meda affronterà proprio la capolista Arezzo, quindi partita molto complicata. Poi Genoa Pistoiese, Ivrea Lucchese, Pinerolo Spezia, Perugia Caprera, Pontedera Pavia e Ternana Solbiatese. Ma torno dalle mie ospiti per chiedervi, prima vi ho chiesto appunto di iscrivervi, no, a vicenda, adesso vi chiedo come descrivervi come calciatrici proprio tecnicamente. Vabbè, parto io ancora. Sì. Allora, vabbè, adesso io adesso sono centrocampista, mentre prima, per esempio, quando ero è arrivato e Tra l'altro lo confermiamo perché molti, magari qualcuno che non segue benissimo il calcio femminile, ogni tanto mi fanno le domande tipo, ma chiamano anche loro uomo o donna? io Fanno queste domande chiamo sempre, però mi pare che tutti chiamino comunque uomo. uomo perché ci si abitua, Sì, immagino, esatto. sin da subito. A questo punto andiamo avanti anche a vedere i risultati della Serie B femminile, perché noi seguiamo la Pro Cesso e fortunatamente è arrivata una vittoria per 2-0 contro la Roma Calcio Femminile, quindi anche uno scontro diretto in chiave lotta salvezza. Anche perché c'è una Sassari Torres in formissima che vince 2-1 a Ravenna, è un po' questo lo scontro principale, poi 1-1 tra San Marino e Brescia con la capolista che si ferma, il Como può un attimo recuperare terreno grazie alla vittoria per 5-0 sul Chievo Verona. Vediamo più nello specifico la vittoria della Pro Cesso che riesce a conquistare 3 punti grazie ai gol di Fracas e Ploner che appunto regalano questa vittoria importantissima, e lo andiamo a vedere proprio anche guardando la classifica, perché in questo momento al primo posto sì c'è il Brescia dietro il Como con uno strepitoso Cortefranca a sorpresa di questo fantastico campionato, ma la Pro Cesso in questo momento sta un po' inseguendo la Sassari Torres, sono 2 punti di differenza con un Ravenna comunque non troppo lontano e un po' in crisi, senza ovviamente dimenticarsi di Palermo e Roma che stanno alle spalle. Vediamo anche il programma di questa domenica con la Pro Cesso che giocherà proprio il derby con il Cortefranca, quindi partita importantissima tutta da vivere. Poi abbiamo Como Ravenna, Brescia Calcio Femminile Tavagnacco, Palermo Cittadella, Pink Bari Roma, San Marino Chievo e Sassari Torres Cesena. Torniamo in studio di nuovo perché vi chiedo un po' un vostro parere sull'interruzione del campionato questo gennaio, no? Avete slittato 3 giornate. Quindi volevo chiedere se secondo voi avete fatto bene come la Serie B appunto a fermarvi, aspettare un attimo che diminuissero i casi, o se invece volete tornare a giocare subito come la Serie C che non si è fermata, però abbiamo visto un sacco di asterischi comunque. Sì, vabbè, obiettivamente credo che chi giochi a qualsiasi sport voglia sempre giocare, no? Però se in quella c'era la necessità di fermarsi, è stato giusto così. E comunque adesso avendo anche delle partite da recuperare, cioè in realtà così abbiamo ancora più possibilità appunto di giocarci ancora di più il posto che vogliamo raggiungere, quindi va bene così. Assolutamente, anche perché appunto venivate da un periodo Esatto, non benissimo, quindi vi esatto. siete rialzati. Sara, chiedo anche a te un po' la stessa domanda, tra l'altro così non giocate a gennaio con il freddo, ho pensato, almeno così giocano con magari un po' più di caldo a fine stagione, o anche giocare con il caldo. Anche il caldo si è già sentito anche questa domenica che abbiamo giocato, l'abbiamo un po' riscontrato, cioè eravamo un po' affaticate perché ovviamente è stato il primo caldo. Per quanto riguarda questa situazione, sicuramente volevamo iniziare subito a giocare, visto che comunque l'andata era andata bene, eravamo ferme a metà classifica. Però purtroppo c'è stato questo Covid che ci ha bloccato e sicuramente non ha aiutato Poi anche nella riprendere. ripresa perché ovviamente ci sono stati altri casi e quindi Eh sì, si interrompe, poi sì. uno ha Poi fatto la preparazione noi ci apposta. eravamo fermate per un po' di tempo perché c'era stato un caso in squadra, quindi per un po' di tempo non abbiamo neanche fatto gli Quindi allenamenti. neanche dire almeno stiamo in campo e ci prepariamo quando si Esatto. rinizia. Sì, quelle sono cose che condizionano le stagioni Sì. purtroppo in questo periodo. Stagioni anche passate, vi chiedo appunto questo periodo di Covid, poi voi siete studentesse, come l'avete vissuto, Ok. come è andata, anche perché poi non potevate neanche tornare in campo spesso, soprattutto lo scorso anno. Sì, allora
Io quest'anno ho iniziato la magistrale. Nel periodo di Covid stavo preparando la tesi e diciamo che è stato un po' strano perché ho dovuto contattare anche la stessa professoressa della tesi per email. Poi c'è stato un problema con l'email che non rispondeva. Quindi tipo per un mese non mi ha risposto all'email per fare la tesi, ho dovuto contattare un altro che mi ha fatto contattare lei. Quindi si sono Un create giro magari delle cose un incredibile. po' strane, un po' diverse, e sono esperienze diverse da quelle a cui eravamo Dal abituati. solito. Per te invece? Allora, c'è stato il Covid mentre io stavo facendo il primo anno di università, quindi ho avuto la fortuna di conoscere comunque i miei compagni con cui sono rimasta poi in contatto durante tutti questi mesi in cui ci siamo aiutati. Per me è stato abbastanza difficile perché la mancanza del calcio si è sentito, ma proprio anche dell'uscire fuori di casa, perché non sono la ragazza che sta tanto a casa. E comunque come squadra abbiamo creato, ci si vedeva tramite Zoom, tramite applicazione, facevamo anche gli esercizi insieme, ovviamente flessioni, robe fisiche, e anche per quanto riguarda le bambine, che tutte e due alleniamo, facevamo appunto degli esercizi in modo tale da comunque rimanere in contatto, anche farle svagare per quell'oretta. Certo. E così ci si poteva anche chiedere come stai e tutto. Anche perché soprattutto per le ragazzine che crescono di una certa età è impossibile, cioè è molto importante la coordinazione, quindi quel periodo è fondamentale passarlo tu sempre fermi. Bella, Esatto. un bel problema, anche perché Sì. poi, soprattutto da bambini, poi uno vuole sicuramente uscire fuori di casa. A questo punto andiamo a vedere velocemente anche la Serie A, che ormai abbiamo deciso di lasciare un po' per ultima dopo tutti gli altri campionati, che si è giocata la 17ª giornata con il Milan che va a pareggiare 1-1 con la Roma, mentre l'Inter questo tachicardiaco 4-3 con la Sampdoria. Vediamo anche i risultati più nello specifico, partendo dalle rossonere che vanno in vantaggio prima con Lindsay Thomas, poi Andressa nella ripresa riesce a pareggiare i conti. Io vi ricordo poi che su Instagram ogni settimana potete votare la MVP per la squadra rossonera e nerazzurra. Infatti andiamo subito a vedere quella del Milan, che c'era un ballottaggio in corso che appunto voi avete votato. Alla fine Lindsay Thomas è riuscita ad aggiudicarsi il premio come MVP del Milan di questa settimana. Andiamo a vedere invece l'Inter che vince appunto 4-3 con la Sampdoria, non con qualche difficoltà, perché la squadra va anche avanti sul 3-1, poi Rincón e Martinez pareggiano i conti. Alla fine Marinelli decide la gara al gol al 64esimo. E sempre Marinelli vince il premio come miglior giocatrice nerazzurra della settimana, e non solo, perché poi sempre appunto sulla nostra pagina Instagram di Milano News, dove vi invitiamo a seguirvi, avete votato anche la miglior giocatrice, che appunto è sempre Gloria Marinelli. Andiamo veloci subito a vedere anche la classifica, il programma della prossima giornata, con Juventus sempre in testa. Tra l'altro Juventus che ha reso orgogliosa la nostra nazione battendo 2-1 il Lione in Champions League in settimana. Il Milan sempre lì dietro, i 5 punti della Roma dopo il pareggio. L'Inter che conquista quei 2 punticini in più per recuperare terreno, anche se sono ben 7 i punti che la separano dalle giallorosse. L'Hellas Verona invece ha già salutato la Serie A, già retrocesso automaticamente. Prossima giornata abbiamo invece il Milan che affronterà la Fiorentina con l'ex Buchete, perché Giacinti si è fatta male proprio l'ultima giornata di campionato. E poi ci sarà il derby d'Italia al femminile con Juventus e Inter, sempre domenica, ma alle 2:30. Torniamo in studio per le ultime domande, siamo ormai nel finale di trasmissione. Mi chiedo appunto, abbiamo letto le squadre di Serie A, ormai sono arrivate tutte le squadre professionistiche, anche il calcio femminile. Ti fate una squadra per quale? Sì, per il Milan, Esatto, tutte e tutte e due due. rossonere. Sì. Quindi oggi i rossoneri, chiedo, finora nel maschile la stagione mi sta soddisfacendo? Per ora, non facciamo Per ovviamente ora sì, ma non diciamo che pronostici. faccio. Finora mi sta soddisfacendo comunque. E sempre nomi, grandi nomi. Adesso le bambine possono abituarsi con Saragama, Giacinti, adesso hanno qualche esempio in più. Prima magari ce n'era qualcuno di meno. Voi avete qualche idolo calcistico, magari sia nel maschile che nel femminile? Vabbè, nel maschile io adoravo anche quando ero piccola Kakà, cioè, poi essendo milanista, e quindi era lui, diciamo, l'idolo. Se devo vedere invece, secondo me, un centrocampista attuale molto forte, secondo me Verratti. Questo.
Per te invece? Per me, per quanto riguarda le femmine, anche per il ruolo, Saragama, appunto. E per quanto riguarda il maschile, apprezzo molto la grinta di Ibrahimovic, comunque anche adesso, avendo anche i suoi 40 anni, aiuta molto la squadra, e in questo mi ritrovo magari a volte ad aiutare appunto la squadra. Esatto. Avete gli ruoli opposti, però diciamo il carattere si punta a quello, infatti anche solo in solo se in panchina aiuta comunque invece la squadra. Io per il femminile, anche se non ho proprio un idolo così, però tifo diciamo per Benny Glionna e Sofia Cantore, perché avendoci giocato insieme al Fiamma Monza, certo. Comunque hai avuto faccio il tifo diciamo. Che tra l'altro si sta tutte e due, adesso purtroppo Cantore si è fatto male, facciamo i nostri auguri per tornare il prima possibile, però anche Glionna alla Roma sta facendo il suo e non poco. Per concludere un po' la puntata di oggi, vi chiedo un po' se avete magari un aneddoto della squadra da raccontarci, uno scherzone, o se invece magari avete un rito che magari fate prima di entrare in campo. Vabbè, un rito che facciamo quando vinciamo, per esempio, che noi abbiamo il nostro coro e lo cantiamo. Adesso non mi sembra il caso di cantarlo. Per chi vuole sentirlo deve andare a vedere lo stadio. Fino a quando non vince si potrà sentire. E avete, non so se avete magari anche una playlist di squadra da ascoltare prima o dopo. C'è un aneddoto, diciamo. Ok. Ci sono due nostre compagne di squadra che cantano questa canzone. L'altra volta che abbiamo fatto anche fine partita, siamo andate al ristorante, l'hanno cantata anche nel ristorante. Vivo per lei, poi c'era tutto il ristorante che cantava. Avete fatto partire il concertone, tutto quanto. Ragazzi, io vi ringrazio già subito tantissimo per essere state qui con me quest'oggi. Avevo chiesto un ospite al Bresso, al buon Paolo Conte, e ne avrete addirittura due, quindi... Vabbè, con lo stesso fantastico. Nome, quindi. Esatto, quindi non dovevo dire... Così non mi sono mai confuso, perché magari succede... Non potevo sbagliarmi. Vi ringrazio davvero tantissimo per essere state qui con me, e ovviamente ringrazio ovviamente tutti quelli che ci hanno seguito qui oggi su Cardinosa Show, e vi invito ovviamente a seguirci anche settimana prossima, sempre alle 18, sempre il venerdì, e di seguirci anche sui canali social proprio per votare poi l'MVP di Milan e Inter ogni settimana. Per finire ringraziamo la nuova regia che ci supporta e sopporta ogni settimana, e vi auguro una buon proseguo nel nostro palinsesto con Milano News. Adesso ci sarà il TG dal vivo. Buona serata a tutti.